Una sfida lunga un secolo, Juventus-Inter compie 100 anni e il derby d'Italia, quello della storica rivalità tra due idee, due filosofie, due potenze del nostro calcio. Mourinho, dopo l'andata, ha capito che il popolo nerazzurro lo sente ancora di più del derby cittadino con il Milan. 10 punti separano la capolista dalla Juve, Ranieri conferma il 4-4-2 con Iaquinte e Del Piero in attacco, Marchionni e Nedved sugli esterni e gli unici centrocampisti interni superstiti, Poulsen e Thiago, in mezzo. Forse per questo l'allenatore portoghese in tanto campo nerazzurro. Oltre a Stankovic, Cambiasso e Muntari ci sono pure Figo e Balotelli larghi sulle fasce con Ibrahimovic al centro. Proprio il portoghese prova a impostare la sfida sull'aggressività. Dopo 3 minuti Figo travolge Molinaro, così Farina è costretto a estrarre il primo giallo prestissimo per calmare i nervi. Si gioca poco, palla bassa, tant'è che la prima palla gol nasce da questo rinvio e da questo buco di Chiellini. Si infila Balotelli nella difesa bianconera, prova il sinistro, sembra gol ma c'è il salvataggio miracoloso di Thiago. La palla non supera la linea, ma gran recupero, grande accelerata da parte di Thiago, notoriamente non classificato come velocista. Mourinho risparmia a Santoni, il terzino destro, il senatore Sanetti, che però al 26esimo non si accorge dell'inserimento di Iaquinta. Sullo spunto di Nedved, Samuel a rientro lo mura. Primo sussulto d'orgoglio bianconero, ma la Juve vuole colpire sulle palle inattive. Grighera va però malamente su questa punizione di Del Piero. Sbaglia tutto l'esterno cieco, ma attenzione al 30esimo, Kivu è a centrocampo, lascia la fascia scoperta, Del Piero serve Marchionni che penetra in area e salva l'Inter. Nella sfida tra i migliori portieri al mondo passa in vantaggio su Buffon, battuto virtualmente da Balotelli poco prima. Il brasiliano esce sicuro e con il braccio sinistro impedisce al vice Camoranesi di sbloccare il primo tempo. Farina e Mourinho si spazientiscono, inizio ripresa perché Balotelli ritarda il suo ingresso in campo, fischi assordanti per lui. Fischi che caricano però Balotelli, che su calcio di punizione prova a mandare in rete Ibrahimovic di testa. Colpo di testa molle dello svedese, bloccato da Buffon, mai a segno contro la sua ex squadra, lo svedese. Ranieri vuole più spinta sugli esterni, fuori un deludente Molinaro, dentro De Ceglie. Siamo al 19esimo, attenzione a quel che accade un minuto dopo. Va giù Chiellini per un contrasto con Kivu. Farina applica la regola del vantaggio, nasce un'azione spettacolare dell'Inter. Ibra innesca Muntari che corre negli spazi, guarda al centro, c'è Balotelli che di piatto batte Buffon. Inter in vantaggio, colpisce con Super Mario che nel gennaio del 2008 aveva già ammutolito in Coppa Italia all'Olimpico con una doppietta straordinaria. È lui l'uomo anti-Juve, sbilanciatissima la difesa bianconera, i due centrali non ci sono, ripiega addirittura Del Piero, un'immagine che la dice tutta. Ma insomma, complimenti all'Inter per questa azione. Sotto di un gol la Juve prova in qualche modo a reagire con Marchionni, forse il più vivace, penetra in area ancora una volta, però l'esterno bianconero è chiuso da Giulio Cesar. Ranieri pensa al cambio di inserire insomma Trezeguet, un tridente, ma rimanda. Balotelli poi esagera con i ritocchi a centrocampo, viene steso così da Thiago che perde la pazienza e riceve un rosso da Farina. Juventus dunque in 10 dopo Camoranesi a Genova, un altro giocatore della Juve perde la testa. Buffon però è strepitoso su questo destro di Stankovic, tiene in piedi la Juve che perde Del Piero, entra Giovinco e il cambio di Ranieri. Proprio dai piedi di Giovinco al 91esimo nasce il corner che viene raccolto da Grighera che è lì e firma l'1-1, finale orgoglioso della Juve ma dormita incredibile della difesa nerazzurra che si dimentica di addirittura due giocatori, oltre a Grighera era libero pure Chiellini. Finisce 1-1 dunque all'Olimpico, la super sfida tra Juventus e Inter. La Juve resta a meno 10, non vince comunque in campionato da un mese e domani può rischiare di essere agganciata dal Milan al secondo posto. Per l'Inter invece è sempre più profumo di scudetto.